Ora, l'argomento che andrò a trattare oggi sarà riferito alle situazioni giuridiche soggettive, quindi a quelle attive, a quelle passive. Mi soffermerò brevemente sui diritti soggettivi, sull'interesse legittimo e sulle azioni di classe. Innanzitutto dobbiamo affermare cosa sia una situazione giuridica soggettiva. È il complesso di diritti, poteri e obblighi in cui ciascun soggetto giuridico può esserne titolare, affinché siano riferibili a un soggetto quelle che egli abbia l'astratta idoneità ad esserne per l'appunto il titolare. Diciamo che ogni soggetto di diritto è un centro di imputazione unitario di situazioni giuridiche. Pertanto, situazione giuridica è la posizione in cui si va a trovare un soggetto in virtù dell'applicazione di una o più regole del diritto. Non a caso le situazioni giuridiche sono attribuite a norme giuridiche che determinano il contenuto dei rapporti giuridici. Una prima distinzione che dobbiamo prendere in considerazione è tra situazioni attive e situazioni passive. Situazioni attive attribuiscono al titolare sono innanzitutto, per esempio, il diritto soggettivo, l'interesse legittimo, il potere e l'aspettativa, e attribuiscono al titolare una posizione favorevole per il soddisfacimento del proprio interesse rispetto ad altri soggetti che saranno in una situazione naturalmente di subordinazione. Le situazioni passive invece sono per esempio l'obbligazione, sono l'onere, il dovere, ed attribuiscono al titolare una posizione sfavorevole in quanto egli sarà in una posizione di subordinazione rispetto ad altri soggetti per il soddisfacimento di un proprio interesse. In secondo luogo dobbiamo prendere in considerazione le situazioni riferite alla PA e le situazioni riferibili al privato. Classica situazione riferita alla PA è sicuramente il potere, cioè la possibilità che la PA, in base alla propria potestà autoritativa, di incidere nella sfera dei privati. Tale potere si connota perché? Perché è attribuito a quei soggetti di diritto indicati espressamente dalla legge, segue le forme, produce effetti giuridici riconosciuti dall'ordinamento che anche contro il consenso del destinatario, si esplica attraverso le forme tipiche del provvedimento e di regola tutti gli atti emanati dalla pubblica amministrazione possono essere sindacabili dinanzi al GA. Le situazioni che il privato vanta nei confronti della PA seguono la ripartizione di diritti ed interessi. A questo punto devo soffermare sul diritto soggettivo. Il diritto soggettivo è il potere riconosciuto e tutelato dall'ordinamento giuridico di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse. Diciamo che la forma più ampia di situazione giuridica che l'ordinamento riconosce a un soggetto in ordine a un determinato bene. Di regola sono tutelabili dinanzi al GO, tranne i casi tassativamente previsti, la cosiddetta giurisdizione esclusiva dinanzi al GA. Tradizionalmente si possono suddividere in diritti soggettivamente perfetti e diritti condizionati. I diritti soggettivamente perfetti, qualora una norma cosiddetta di relazione attribuisca a un soggetto il potere diretto e immediato per la realizzazione di un proprio interesse, cui corrisponde un obbligo facente capo a un soggetto determinato o alla collettività. Diciamo che ciò che caratterizza tali diritti sono la correlazione con uno o più obblighi altrui ed la pienezza e l'immediatezza della tutela accordata dall'ordinamento. I diritti condizionati sono quei diritti il cui esercizio è sottoposto a condizione che può essere sospensiva o risolutiva. In questo caso è l'ordinamento che chiede sostanzialmente un sacrificio al diritto del singolo a favore della collettività. Si pensi all'espropriazione di un fondo per quanto riguarda la realizzazione di un'autostrada. Tali diritti sono divisi in diritti sospensivamente condizionati e diritti risolutivamente condizionati. Diritti sospensivamente condizionati, il cui esercizio è limitato da un ostacolo giuridico che sarà rimosso attraverso un provvedimento amministrativo affinché il diritto ne possa acquisire pienezza. Si pensi al diritto di costruire su un fondo sottoposto alla condizione di acquisire il relativo permesso di costruire. Poi i diritti risolutivamente condizionati. Il diritto, sulla base della potestà riconosciuta alla PA di incidere su di esso, si affievolisce a interesse legittimo. A questo punto mi devo soffermare sull'interesse legittimo. L'interesse legittimo è una posizione giuridica
soggettiva di vantaggio conferente la pretesa, la legittimità dell'azione amministrativa riconosciuta a determinati soggetti che in virtù dell'applicazione di un potere della PA si trovano in una posizione differenziata rispetto ad altri soggetti. Hanno ottenuto in interessi legittimi un primo riconoscimento con la legge 5.992 del 1889, che ha istituito la quarta sezione del Consiglio di Stato, quale giudice di quei interessi sostanziali diversi dai diritti soggettivi. Inoltre ha rinvenuto l'interesse legittimo riconoscimento anche in tre articoli della Costituzione. Nell'articolo 24, nell'articolo 103, nell'articolo 113, che gli conferiscono piena dignità, ma non gli danno poi una definizione sostanziale, così come nessun'altra norma. Pertanto, la dottrina nel corso degli anni ha elaborato diverse teorie proprio per dare quella sorta di autonomia all'interesse legittimo rispetto al diritto soggettivo. Le teorie elaborate in dottrina sono sostanzialmente quattro: la teoria dell'interesse occasionalmente protetto, la teoria processualistica, la teoria della pretesa alla legittimità dell'azione amministrativa e la teoria normativa. La teoria dell'interesse occasionalmente protetto, l'interesse legittimo è la posizione individuale, non tutelabile in quanto tale, ma in misura della funzionalità per perseguimento dell'interesse pubblico. La teoria processualistica, invece, l'interesse legittimo coincide con l'interesse a ricorrere in giudizio da parte del destinatario di un atto che ritiene sia naturalmente illegittimo per ottenerne l'annullamento. E poi abbiamo naturalmente le norme che disciplinano l'azione amministrativa sono suddivise in norme di azione e norme di relazione. Le norme di azione sono le norme che tutelano l'interesse pubblico in via esclusiva, le norme invece di relazione disciplinano i rapporti giuridici o le situazioni tra la PA ed il privato. Allorquando la PA violi una norma di relazione, si hanno questioni di diritti soggettivi tutelabili innanzi al GO. Viceversa, rispetto alle norme di azioni che mirano a tutelare l'interesse pubblico, si sostanziano dei meri interessi legittimi. La teoria della pretesa alla legittimità dell'azione amministrativa. L'interesse legittimo coincide con la pretesa affinché la PA, nell'esercizio della potestà, ponga in essere degli atti conformi alla legge, cioè non ponga in essere dei provvedimenti illegittimi. E poi abbiamo la teoria normativa. La teoria normativa collega l'interesse legittimo a un bene della vita, gli concede un valore sostanziale ed è la situazione giuridica soggettiva riconosciuta ai privati, grazie ad essa essi possono naturalmente intervenire, possono interferire nell'attività amministrativa della PA, anche attraverso la partecipazione al procedimento amministrativo per tutelare un bene pertinente alla propria sfera di interessi. Questa nozione, la nozione è stata sposata poi dalla giurisprudenza con una sentenza storica che tutti conosciamo, la Corte di Cassazione Sezioni Unite, la 500 del 1999, la quale non solo ha dato una definizione di interesse legittimo, ma ha aperto la strada anche alla relativa risarcibilità. Ciò che fino all'intervento delle Sezioni Unite la giurisprudenza era ancora su posizioni negative. Dal punto di vista sostanziale, veniva data la classica tradizionale interpretazione all'articolo 2043 del Codice Civile, secondo la quale solo una lesione interesse a un diritto soggettivamente perfetto potesse configurare un danno ingiusto. Dal punto di vista invece processuale, la preclusione deriva dalla struttura bifasica del sistema giustizia amministrativa, perché da un lato il GIA ha la possibilità di intervenire sull'atto lesivo dell'interesse legittimo, ma dall'altro non aveva la possibilità di pronunciarsi con una sentenza di condanna e risarcimento del danno. In base a ciò, la vecchia formulazione proprio dell'articolo 7 della legge 1034 del 1971. Dall'altro il GIO aveva la possibilità di pronunciarsi con una sentenza di condanna e risarcimento del danno, ma gli veniva preclusa la possibilità di giudicare degli interessi legittimi. Con la sentenza delle Sezioni Unite prima citata si è aperta appunto la strada alla risarcibilità del danno derivante da lesione di interessi legittimi o danno da provvedimento. La Corte ha ritenuto che tale lesione, al pari del diritto soggettivo
e degli interessi non meramente di fatto, ma giuridicamente rilevanti, rientrassero le vicende della responsabilità aquiliana per quanto riguarda la qualificazione di un danno come ingiusto. Successivamente è intervenuto il legislatore con la legge 205 del 2000, la quale ha modificato l'articolo 7 della legge 1034 del 1971 e ha riconosciuto al TAR, nell'ambito della sua giurisdizione, la possibilità di conoscere le questioni relative ai risarcimenti del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica ai diritti patrimoniali conseguenziali. Tale previsione è stata ritenuta poi legittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 204 del 2004. Ritornando all'interesse legittimo, ciò che caratterizza, chiusa questa breve parentesi, ciò che caratterizza l'interesse legittimo è la differenziazione e qualificazione. Differenziazione, titolare dell'interesse legittimo, colui che sulla base dell'applicazione di un potere pubblico si trova in una posizione differenziata rispetto ad altri soggetti. Qualificato perché è la norma preordinata all'esercizio del potere pubblico, volta al perseguimento dell'interesse pubblico primario, indirettamente tutela l'interesse sostanziale del singolo correlato all'interesse pubblico. Certo è che l'interesse legittimo concede anche delle varie posizioni, attribuisce varie posizioni, la posizione giuridica, la posizione soggettiva e la posizione sostanziale. La posizione giuridica si sostanzia in un potere giuridico avente la struttura della pretesa. La posizione invece soggettiva è riconosciuta al singolo individuo per la tutela di un interesse materiale. E la posizione invece sostanziale si sostanzia, praticamente è persistente all'eventuale lesione di essa. Diciamo che la natura sostanziale emerge anche dall'articolo 21 octis della legge 241 del 90. Inoltre la concezione sostanziale dell'interesse legittimo correlato all'acquisizione e conservazione del bene della vita che va oltre alla pretesa della legittimità dell'azione amministrativa ha trovato consacrazione anche nella legislazione successiva, soprattutto per quanto riguarda le modalità di tutela. Il giudizio amministrativo è divenuto sempre più un giudizio sul rapporto che sull'atto in sé, nel senso che la finalità è quella di dare un'adeguata tutela alla pretesa fatta valere al di là del sindacato di legittimità sull'atto. Ciò emerge poi anche dal codice del processo amministrativo che sancisce il principio dell'effettività della tutela giurisdizionale. A questo punto mi devo fermare sulla distinzione che intercorre tra diritti soggettivi e interessi legittimi e la teoria più accreditata si fonda sulla distinzione tra cattivo uso del potere e carenza assoluta del potere. Cattivo uso del potere, qualora si concretizzerà nel momento in cui ci sia un cattivo uso da parte della PA di un proprio potere discrezionale, posto che ci sia una norma di legge che gli attribuisca il potere di emanare l'atto, si avrà una lesione agli interessi legittimi e la tutelabilità sarà dinanzi al GO. Carenza assoluta invece di potere quando si manchi in radice il potere della PA di influire, di incidere nella sfera del privato, o non vi siano i presupposti di fatto per l'esercizio di tale potere. In questo caso l'atto eventualmente emanato non sarà legittimo a incidere sui diritti soggettivi dei privati, se avrà una tutelabilità dinanzi al GO. Come possiamo ben vedere, è molto importante la distinzione tra interessi legittimi e soggettivi anche per quanto riguarda il riparto di giurisdizione tra GO e GA, e noi possiamo prendere in considerazione la seguente equazione: cattivo uso del potere, questione di interessi legittimi, tutelabilità dinanzi al GA. Carenza assoluta di potere, si contesta l'esistenza del potere da parte della PA, si avrà una questione di diritti soggettivi tutelabili dinanzi al GO. Certo è che l'interesse legittimo è importante perché dà la possibilità al privato di difendere il proprio patrimonio dall'inclusione della PA, ma può essere utilizzata anche per sollecitare la PA ad esercitare naturalmente un'azione affinché il privato possa ampliare il proprio patrimonio.
Di qui abbiamo la nascita degli interessi pretensivi e degli interessi oppositivi. Gli interessi pretensivi sono la pretesa che la PA adotti un determinato comportamento, ma in un determinato atto. Gli interessi oppositivi invece il privato si oppone a un determinato comportamento o all'emanazione di un determinato atto perché lesivo nella sua sfera privata, perché va a meno male il proprio patrimonio. Le dottrine di giurisprudenza poi effettuano un'ulteriore suddivisione tra interessi sostanziali e interessi procedimentali. Gli interessi sostanziali si configurano nel momento in cui l'interesse del privato alla conservazione o all'acquisizione di un bene vita è posto in confronto con il potere della PA per quanto riguarda il sacrificio o il soddisfacimento di tale interesse. Gli interessi procedimentali invece sono gli interessi che sorgono nel corso del procedimento amministrativo. Tali interessi tra l'altro possono essere utilizzati per rimuovere quegli ostacoli che possono precludere la continuazione del procedimento amministrativo. Entrambi comunque sono due aspetti di interesse legittimo, poiché il primo è strumentale alla tutela dell'interesse sostanziale, rappresentandone la proiezione in giudizio. Certo è che le situazioni giuridiche possono assumere anche una dimensione super individuale, di qui avremo gli interessi diffusi e gli interessi collettivi. Gli interessi diffusi sono quelli comuni a tutti gli individui di un'organizzazione, di una formazione sociale non organizzata, non autonomamente individuabile, attinente ad un bene non suscettibile di funzione differenziata. Gli interessi invece collettivi hanno come portatore un ente esponenziale, un gruppo non occasionale della più varia natura giuridica ma autonomamente individuabile, si pensi agli ordini professionali. Sono diciamo caratterizzati dalla qualificazione e dalla differenziazione. Qualificazione perché sono previsti e presi in considerazione seppur in via diretta dal diritto oggettivo. E differenziazione perché fanno capo a un soggetto individuale, individuato, cioè ad un'organizzazione di tipo associativo che si distingue dai singoli partecipanti dalla collettività. Diciamo che ci sono stati dei problemi per quanto riguarda la tutela dei cosiddetti interessi superindividuali dinanzi al giudice. Pertanto dottrina e giurisprudenza hanno elaborato il criterio procedimentale, in forza del quale la legittimazione processuale è correlata alla partecipazione procedimentale. Quando per legge un'organizzazione può partecipare alla fase di emanazione di un provvedimento amministrativo, la stessa organizzazione acquisisce un interesse qualificato e differenziato e pertanto ha la possibilità di impugnare il provvedimento eventualmente lesivo. Ciò va letto anche in virtù di ciò che prevede l'articolo 9 della legge 241 del 90, che sancisce la legittimazione procedimentale dei portatori di interessi diffusi costituiti in comitati e associazioni. Di conseguenza l'articolo 9 diviene la prima fonte normativa generale per quanto riguarda la legittimazione processuale dei portatori di interessi diffusi. Ne consegue che la legittimazione processuale sarà attribuita alle organizzazioni a cui è stata attribuita la possibilità di partecipare al procedimento amministrativo che può sfociare successivamente nell'atto da impugnare. Certo è che per quanto riguarda la tutela degli interessi collettivi dinanzi al giudice ordinario è stato istituito nel nostro ordinamento l'azione di classe, questo è il decreto legislativo 206 del 2005. Essa mira a tutelare i diritti omogenei e individuali dei consumatori e i loro naturalmente interessi. È condotta da uno o più soggetti che chiedono il risarcimento del danno non solo a loro favore, ma a favore di tutta la classe, cioè di tutti coloro che hanno subito la medesima lesione. Ecco, a questo punto non mi vorrei
soffermare sull'azione civilistica, ma visto che sono argomentazioni di diritto.